Ciao a tutti, per rimanere in tema natalizio, oggi prepariamo delle simpatiche slitte. Come vedete, sono fatte da biscotti incollati insieme in modo tridimensionale, possono contenere dolcetti, biscotti, cioccolatini, tutto quello che più vi piace e essere regalate a tutti i vostri amici e parenti. Per realizzare all'incirca una trentina di biscotti ci servono 450 g di farina 00, 130 g di burro, un uovo misura grande, 180 g di miele acacia, delle spezie, due bucce d'arancia grattugiate e 110 g di zucchero di canna. Cominciamo la preparazione, prendiamo il nostro zucchero di canna, impastiamo il burro insieme allo zucchero usando una frustamano o anche elettrica. Poi prendiamo l'uovo e continuiamo a girare. Una volta che è bello spumoso, prendiamo e aggiungiamo il miele. Giriamo fino a far assorbire completamente il nostro ingrediente. Prendiamo la farina e poi prendiamo le nostre spezie e le amalgamiamo e la buccia grattugiata andiamo ad amalgamare. Una volta amalgamato tutto, prendiamo il nostro composto di farine e mescoliamo. Finiamo di impastare, lo avvolgiamo nella pellicola. Questo deve riposare in frigorifero almeno un paio d'ore per rassodarsi. Per preparare la struttura del nostro biscotto abbiamo bisogno di un panetto, di pasta per biscotti allo zenzero, un po' di farina per spolverare, un mattarellino, un taglierino e le nostre forme da ritagliare. Cominciamo a preparare le nostre formine. Prendiamo un pezzetto di pasta alla volta. Non impastatelo troppo, altrimenti la pasta si scalda e poi va rimessa in frigo più volte, rallentando ovviamente il lavoro. Stendiamo la pasta. Non stendetela troppo fina, altrimenti la nostra slitta non terrà. Stiamo attenti sempre che non sia troppo umida. Cominciamo dalla base. Attenzione a cercare di riportare la forma originaria. Controlliamo con la sagoma che sia esattamente come abbiamo disegnato e continuiamo con tutte le forme. Ora passiamo alle forme un pochino più difficili, che sono queste che sono i lati. Bisogna stare un po' più attenti col taglierino. Non appena l'abbiamo messa sulla teglia, stiamo attenti a ricontrollare che sia esattamente uguale al disegno che avevamo fatto, altrimenti faremo fatica a incollarlo. Le nostre formine sono pronte, adesso non ci resta che lasciarle riposare in frigo per una mezz'oretta in modo che siano belle solide, poi le possiamo infornare a 180 gradi in forno statico preriscaldato per 10-11 minuti finché sono dorate. Realizzare la nostra slitta ci servono i nostri stampi di cartoncino, gli stessi che abbiamo utilizzato per realizzare i biscotti, dell'acqua con un pennellino per attaccare la pasta di zucchero, un mattarellino, poco zucchero a velo per non far attaccare la pasta, della pasta di zucchero colorata del colore che più vi piace, della ghiaccia reale con un beccuccio numero 1, degli attrezzi di decorazione a piacere, in questo caso delle pinzette decorative, e degli strumentini, come in questo caso questi modeling tools che sono degli attrezzi da decorazione. Molto semplici, si trovano nei negozi specializzati o anche nei supermercati più forniti a pochissimi euro. Cominciamo dalla copertura, prendiamo la nostra pasta di zucchero colorata, la scaldiamo tra le mani e la stendiamo con l'aiuto di un pizzico di zucchero a velo. Prendiamo il mattarellino e cerchiamo di ottenere una pasta di un'altezza sui 7-8 mm massimo. Tenetela girata in modo che siete sicuri che non si attacchi al piano. Ora prendiamo le nostre forme una ad una e ricaviamo dalla pasta di zucchero il disegno. Sistemiamo un po' i bordi, se sono frastagliati, con le dita o anche con l'aiuto di un attrezzino.
Ora prendiamo il biscotto, lo spennelliamo leggermente, deve essere umido ma non eccessivamente bagnato. Prendiamo la forma e l'attacchiamo, facendo attenzione a far combaciare bene tutti i punti. Premiamo delicatamente con le dita e sistemiamo bene in modo da coprire tutta la superficie. Potete lasciarla così oppure potete anche divertirvi a decorare il bordo con un attrezzino. Io in questo caso userò questo attrezzino a pallina, diciamo, per decorare tutto il bordo in questo modo. Se non avete questo attrezzo potete anche ingegnarvi con, ad esempio, la parte dietro di un pennellino, magari un po' più tonda di questo, però ci si può arrangiare anche con attrezzi che ci sono comunemente in casa. Fatto. Ora mettiamolo da parte e copriamo tutti gli altri biscotti con lo stesso tipo di decorazione. Una volta decorati tutti quanti, possiamo passare al montaggio della slitta. Ci servono i nostri pezzi ovviamente coperti e decorati, della ghiaccia reale come collante, l'aiuto di un pennello per stendere meglio la ghiaccia, una base dove farla asciugare tranquillamente e in questo caso io ho preso delle boccette di coloranti, ma potete usare qualsiasi tipo di appoggio e di supporto utile a tenere insieme la vostra slitta finché non sarà perfettamente asciutta. Partiamo dalla base. I lati ovviamente non li ho decorati perché sarà sul fondo, quindi non si vedranno. Prendiamo la nostra sac à poche con la ghiaccia. Non ne serve moltissimo perché quando la ghiaccia si asciuga è un ottimo collante. Partiamo dal pezzo frontale. Stiamo attenti a non rovinarli. Spingiamo leggermente e mettiamo un supporto. Poi continuiamo con il retro. Appoggiamo e fissiamo anche qui il supporto, passiamo ora ai lati, stiamo attenti a non montarla al rovescio, ovviamente la parte frontale è quella più bassa. Prima poggiamola per vedere esattamente dove devono andare e poi passiamo la colla, appoggiamola delicatamente. Mettiamo anche qui un supporto e infine l'ultimo pezzo. Sistemiamo anche l'ultimo supporto e infine, per renderla ancora più solida, quando è montata aggiungiamo un pochino di ghiaccia dall'interno nelle fessure. Ecco qui. Aiutiamoci con un pennellino per spingerla sotto ed è pronta. Ora non ci resta che lasciarla asciugare per almeno 24 ore e poi sarà pronta per la decorazione finale. Dopo 24 ore di riposo la nostra slitta sarà completamente asciutta, potrete spostarla in modo delicato ma è bella robusta. Prendiamo la ghiaccia e passiamo a qualche piccola decorazione. Se volete arricchirlo potete lasciarla anche così, sono molto carine. Qualche decoro laterale. Una volta terminata la decorazione possiamo impiattare le nostre slitte e riempirle con cioccolatini, caramelle o quello che più vi piace. Noi ci vediamo alla prossima creazione, ciao a tutti!